Ciao Giuliano! Bene, Come stai? tu? Sono un po' così, un po' fesso stamattina, ho fatto tardi ieri sera. Dovevo finire una serie e ho fatto le 3 del mattino, cosa che non faccio spesso in realtà. Serie hai guardato? English Game, non so se l'hai conosciuta, la conosci. Non la conosco, di cosa parla? Una roba sul calcio, una roba sul calcio inglese di fine 800. Assurdo. Però sono 6 episodi, quindi a Così. Ma full e ho vinto l'FA Cup. grande. Allora, ti chiamo perché con Mara stiamo facendo questo progetto nel quale chiamiamo gli abituali frequentatori per un verso o nell'altro di Mare, quindi se non si può venire a Mare, Mare viene da voi. E quindi mi chiedevo, tu che sei un musicista, compositore, produttore musicale, vorrei sapere che cosa fa, e nonché ovviamente abituale, abitué di Mare. Esatto. Volevo sapere cosa fai con la musica a casa. Ma guarda, sono in una fase. Allora, fai conto questo, che non so se si vede. Io qua mi sono portato un po' di roba. Là in fondo ci sono un po' di chitarre in mezzo ai vestiti, insomma, c'è un po' di confusione. Però ecco, diciamo che avevo preso qualche strumento diciamo, la prima settimana. Poi quando hanno fatto il lockdown, quello un po' più violento, sono corso in studio e ho preso, insomma, i microfoni, le casse per poter lavorare fondamentalmente. Quindi diciamo che io qua a casa mi sono creato questo piccolo spazietto con tutte le cose essenziali per lavorare e quindi fondamentalmente direi che faccio più o meno la vita di sempre, a parte appunto la non possibilità di uscire, però io insegno anche a scuola, in una scuola di musica, quindi loro si sono attivati con le video lezioni, quindi faccio 3 giorni a settimana, faccio le video lezioni con i miei ragazzi e il resto del tempo faccio un po' di cose. Ecco, non riesco a lavorare quanto vorrei, però ho la possibilità di farlo. Ecco. Certo, allora da questa tua risposta mi viene voglia di sapere due cose. La prima è come funziona una video lezione con i ragazzi, soprattutto come fai, visto che Skype e in generale tutti i vari sistemi di comunicazione video comunque un po' ti sovrapponi, cioè quando parlo io non sento quello che dici tu. Come funziona se devo insegnare a un ragazzo che sta suonando? E l'altra cosa è che mi ricordo che è uscito il tuo singolo subito prima del lockdown, e quindi come sono cambiate un po' le cose, cioè tu ti aspettavi di far uscire un disco, ti aspettavi, cioè stavi facendo una parte di promozione, si è bloccata, è cambiato qualcosa, invece magari è stata anche meglio perché la gente era a casa e quindi poteva ascoltarlo. Certo, ma allora guarda, le video lezioni funzionano, bisogna farci un po' la mano, perché come dicevi tu, non è possibile l'audio in contemporanea e comunque c'è sempre un pizzico di latenza nel segnale di mezzo secondo, un secondo, insomma, a seconda poi dei casi. E quindi è proprio impossibile anche accompagnare l'allievo. Quindi all'inizio è un po' strano, perché comunque è un gioco di ping pong, quindi tu mi fai sentire, io ti faccio sentire a mia volta, ti dico stai attento lì, mi fai risentire, e quindi anche il lavoro con le basi si può fare, ma la base la devi mandare all'allievo, non gliela posso mandare io perché sennò non è in sync. Fatto però appunto direi 1/2 volte che uno si prende un po' la mano, in realtà funziona. Funziona perché è un modo un po' diverso, e in realtà quasi sempre quando c'è un approccio diverso, per gli allievi è una roba super positiva, perché devono in qualche modo, cioè anche certe dinamiche che sono un po' consolidate tra maestro e allievo, vengono meno e quindi c'è una visione un po' più pura da un certo punto di vista, o comunque si resettano insomma un po' di cose, ecco. E quindi bene, tra l'altro devo dire che la cosa paradossale è che quasi tutti stanno suonando e studiando molto di più, quindi positivo, questa cosa qua è interessante.
Invece per quanto riguarda il mio pezzo, sì, il pezzo è uscito il 4 marzo, quindi è uscito a poco, veramente appena 3-4 giorni prima che poi ci fosse la quarantena forzata, ed è tra l'altro abbastanza paradossale perché la canzone, vabbè, si chiama L'albero dei sogni ed è una canzone che avevo scritto in realtà nel 2017, poi insomma, ci ho messo un po' come sempre a produrla, a farla, l'ho chiusa in realtà a giugno dell'anno scorso, era lì nel cassetto da un po', e col nuovo anno ho detto vabbè basta, dai, pubblichiamola e vediamo cosa succede. Ed è un po' paradossale perché in realtà è proprio una canzone il cui ritornello dice vorrei abbracciarti, cioè parla proprio di abbraccio, di contatto, di stringerti più forte, e quindi è diventata, proprio nelle prime settimane, aveva assunto anche un significato più forte, insomma, che non era neanche previsto, ovviamente. E sulla promozione, onestamente, non so dirti se è cambiato qualcosa o no, a parte questo significato aggiuntivo che si è venuto a creare. Il disco c'è più o meno, ci sono le canzoni, non ho in questa fase tantissimo tempo, tantissima voglia di chiudere tutto. Però le canzoni ci sono, tante canzoni le ho anche già suonate live varie volte, quindi insomma, vedremo. Ma invece hai partecipato a uno dei flash mob, quelli dove si canta dalla finestra, dal balcone? Lo sapevo che da inguaribile cinico non l'avresti fatto, ma volevo chiedertelo lo stesso. No, in realtà no, non l'ho fatto, non ero semplicemente dell'umore giusto, non perché non sono talmente cinico da dire no, ma secondo me è una cosa bella se è una cosa spontanea e naturale, ecco. Non mi è mai venuto in mente di suonare così, mi sembrava boh. Non lo so, non mi aveva convinto la cosa, però è stato comunque una bella iniziativa, insomma. I tuoi vicini l'hanno fatto. No, no, in realtà no. In realtà mi hanno chiesto, magari suonaci qualcosa, perché è successo, in realtà ci siamo affacciati qualche volta sul balcone per berci una birretta insieme ai vicini di balcone. Ho pensato, ah, prendi la chitarra, ma suono, e ho detto, no, non c'ho voglia. Che poi sai come va a finire, che iniziano a farti le richieste, fammi questo, fammi quell'altro. Bella questa cosa dell'aperitivo con i vicini di casa. Sì, è stato divertente perché è la classica situazione, no? Noi, credo come tante persone a Milano, no? Cioè, noi siamo 4 anni che siamo in questa casa e a parte forse incrociare qualcuno, non conoscevamo nessuno. Ognuno sempre chiuso nel proprio appartamento, e invece le prime settimane, perché poi le settimane successive ovviamente questa cosa è venuta un po' meno, forse perché ci siamo anche resi conto che poteva essere una cosa divertente, ma effettivamente la situazione era davvero molto grave, ecco. Quindi pian piano un po' è un po' scemata questa cosa, però le prime 2 settimane in particolare era divertente, quindi ho conosciuto i vicini davanti, quindi molto simpatica, e 3 vicini, diciamo, di balcone sul lato destro, quindi verso le 6 ci prendevamo una birretta insieme e chiacchieravamo di cazzate, ovviamente, ma divertente, insomma. E loro chi sono i tuoi vicini di casa? Quindi ci sono tre persone di lato? Abbiamo praticamente una coppia davanti, dall'altra parte della strada, e una signora che sta in alto a destra, una signora che sta in basso, e una famiglia che sta sempre sopra di noi al terzo piano. Divertente, dai, ci sta. E io so che tu hai due bambini, che ormai non sono più tanto bambini. E devo sapere un po' con loro com'è cambiato il rapporto. Se ti va di parlarne, mi rendo conto che questa è una domanda un po' personale, quindi. Ma guarda, in realtà la risposta sarà molto breve perché i ragazzi sono rimasti in montagna. Sono ragazzi perché appunto hanno 16 e 13 anni e nulla, in realtà erano in montagna con la loro mamma proprio la settimana dal 24 di febbraio, che era la settimana in cui loro sarebbero comunque andati in montagna perché erano le vacanze di carnevale, e semplicemente sono rimasti lì. E diciamo alla chiusura della prima settimana
c'era un po' di indecisione, cosa facciamo, cosa non facciamo, forse restiamo qua. Ho detto, beh sì, forse ha senso in questo momento. La settimana dopo c'è stata proprio la chiusura totale, poi loro sarebbero potuti rientrare ovviamente al domicilio. Certo. Poi ci siamo un attimo parlati e abbiamo capito che stare lì era sicuramente per loro la scelta migliore, perché comunque sono più tranquilli, sono comunque insieme, c'è cioè con loro anche un cugino. E vabbè, insomma, chiaramente mancano molto perché è un mese che non li vedo, quindi ci sentiamo al telefono, facciamo delle videochiamate ogni tanto, ma nel momento in cui so che sono tranquilli, sono tranquillo anch'io, ecco. Sì, infatti. Ti faccio un'ultima domanda, che è, se ti avessero detto, diciamo, a gennaio, guarda che a marzo starai, a casa per un mese o forse più, che cosa avresti fatto prima di chiuderti in casa? Una buona domanda. Non ne ho assolutamente idea. Sai che forse non avrei fatto niente di che, forse semplicemente sarei andato, sarei stato magari un po' giù in campagna, forse avrei fatto forse un pieno di campagna giù nelle Marche dove sta mio fratello. Perché ecco, la cosa che mi manca di più. In questo momento ovviamente è proprio non tanto la libertà di uscire, perché quello cioè, l'accetto, ma quanto il fatto che mi manca lo spazio, cioè mi manca un po', cioè l'idea appunto di avere un po' l'orizzonte, di guardare un po' in là, cioè un po' quella roba lì che mi manca. Quindi forse la cosa più sensata che avrei fatto, sì, magari sarei andato giù con i ragazzi e con l'oretta giù a Copramontana, sarei stato lì un po' a fare il pieno di verde, di campagna, che quella forse è la cosa che mi manca di più adesso. Ok, va bene, ti ringrazio. Vabbè. Ciao. Ciao.